Ciao, in questo video rispondo a qualche altra domanda che mi avete fatto sotto il post che ho pubblicato qualche tempo fa su Facebook e su Instagram, in cui vi dicevo di chiedermi tutto quello che vi veniva in mente su di me, sul mio lavoro, sui cosmetici naturali, sui rimedi naturali in generale. Questo è il secondo video, la seconda parte, insomma, delle risposte a queste domande. Vi metto nel box informazioni sotto il video e qui sopra impressione anche il link alla prima parte, quindi al primo video. Andiamo subito a rispondere a qualche altra domanda. Poi Emanuela Santarelli mi scrive: "Buon anno, grazie mille. Cosa potrei mettere sui brufoli del viso?" Allora, per i brufoli del viso, io ho già pubblicato una maschera o due sul mio blog. Ti metto il link nel box informazioni così puoi andare a vederti proprio la ricetta. E poi un consiglio che ti do è quello che, proprio dell'ultimo secondo, appena ti esce il brufoletto, insomma, prendi l'olio essenziale di tea tree e poi vai con magari un po' di cotone. Vai proprio a metterne un pochino proprio sul brufolo, non attorno alla pelle perché altrimenti la pelle si secca. Però vai ad applicarlo proprio sul brufoletto e dopo due o tre applicazioni nell'arco della giornata o di 2 giorni vedrai che il brufolo sparisce, insomma, si secca subito. Poi Jules Daumier, spero di averlo pronunciato giusto, altrimenti scusami. Buon anno prima di tutto, grazie mille. L'altro ieri ho fatto la crema corpo alla lavanda, l'ho fatta con olio di girasole biologico spremuto a freddo. Mi è venuta abbastanza dura, no? Cremosa e con un po' di grumi. È buona lo stesso, ma potrei mettere meno cera d'api? Grazie mille. Assolutamente sì. Allora, per evitare i grumi bisogna mescolare molto molto bene con il mini primer. Però puoi mettere tranquillamente meno cera d'api. Io ti consiglio di non metterne meno di 6 grammi per 100 grammi di crema, quindi in percentuale al massimo un 6%, ecco. Quindi non metterne meno perché secondo me poi c'è il rischio che vada a smontarsi la crema e quindi tutti gli ingredienti vadano a dividersi e quindi non ti rimarrebbe più, insomma, la tua crema. Comunque 6 grammi di cera d'api per realizzare 100 grammi di crema va benissimo. Poi, ultima domanda, Federica Franzoni mi scrive: "Ciao, intanto tanti auguri, grazie mille", perché mi fanno gli auguri di buon anno tante persone perché il post l'avevo pubblicato l'1 e il 2 gennaio, solo per quello. Quindi se magari questo video lo carico, non lo so, a fine gennaio, metà gennaio, non preoccupatevi, è semplicemente perché ho ritardato io nel caricamento. Allora, quindi Federica mi dice: "Ciao, intanto tanti auguri, grazie mille. Io ho delle curiosità, ad esempio, trovi difficoltà nel tuo lavoro? Com'è il tuo rapporto verso detto fatto? Segui un'alimentazione vegetariana? Grazie." Allora, tante domande veramente interessanti. Allora, prima, trovi difficoltà nel tuo lavoro? Sinceramente, io penso che le difficoltà ci siano in ogni lavoro. Chiaramente la passione, la voglia di imparare, di saperne sempre di più, di aggiornarsi, di confrontarsi poi con le persone, sia nel mio lavoro che in generale, secondo me aiuti, stimoli proprio il miglioramento. Quindi difficoltà vere e proprie no. Forse all'inizio, secondo me, è proprio l'impatto, diciamo, con le prime persone, quindi come tutti i lavori, penso, insomma, le prime volte c'è un po' più di difficoltà magari nel rapportarsi o nel sapere cosa dire esattamente, come non fare gaffe pazzesche. L'altra domanda, allora, com'è il tuo rapporto verso detto fatto? Allora, io mi trovo benissimo detto fatto, nel senso che è una grande famiglia, si lavora perché si lavora molto, però è un ambiente in cui comunque io faccio quello che mi piace. Quindi è un lavoro, ma mettendoci la passione diventa, tra virgolette, più leggero, è comunque impegnativo perché
i preparativi, tutto quanto, insomma, sono abbastanza impegnativi. Però sinceramente quando, ripeto, mi collego un po' al discorso di prima, che quando si fanno le cose con la passione, poi diventa tutto più semplice o comunque più spontaneo, non lo so, mi sciolgo un po' di più. Comunque io, detto fatto, lo prendo come un'esperienza bellissima che mi sta dando veramente tanto perché comunque sto migliorando io sotto vari punti di vista e quindi è, diciamo, un'esperienza che mi sta dando veramente tanto. L'altra domanda era, segui un'alimentazione vegetariana? Allora, vegetariano no, allora io la carne penso di mangiarla forse una volta ogni 20 giorni, una cosa di questo genere, però più perché magari andiamo a qualche cena, andiamo a casa di amici, in realtà è più che altro perché al di là del discorso etico, che comunque è una cosa molto importante, a me proprio il gusto della carne non piace più. Quando ero più piccolina mi piaceva, cioè mi piaceva, insomma, per abitudine si mangiava la carne, un giorno la carne, un giorno questo, un giorno l'altro, chiaramente come nella maggior parte delle famiglie. Adesso che non vivo più con i miei da un paio d'anni, devo dire che le mie abitudini sono cambiate completamente e comunque faccio veramente tanta fatica a digerirla, quindi preferisco mangiare legumi, mangiare cereali, preferisco comunque cambiare, indirizzarmi, diciamo, verso un altro tipo di alimentazione. Carmella Grillo mi scrive: Ciao Martina, sono una tua fan, grazie mille. E ti volevo chiedere ricette per fare creme viso, siero e contorno occhi contenenti aloe perché io ne ho tante in giardino, ma che non siano troppo complicate. Ho fatto lo struccante con tè verde, sapone intimo e olio di girasole, che è quello che avevo proposto tempo fa su Detto Fatto, ma posso sostituire l'olio di girasole con l'olio di riso? Baci Carmela da Siracusa. Innanzitutto, tanti baci a te, Carmela. Allora, per quanto riguarda la crema per il viso e il contorno occhi a base di aloe, allora io ho già fatto qualche ricetta e qualche video appunto proprio su queste richieste che mi fai, video tutorial semplicissimi come sempre e ti metto nell'info box gli indirizzi, i link sui quali puoi andare a cliccare e vederti proprio il procedimento, è semplicissimo. Poi, per quanto riguarda invece lo struccante, assolutamente sì, puoi sostituire l'olio di girasole con l'olio di riso. Fammi sapere come ti trovi. Detto questo, è finito anche il secondo video. Tra un po' di tempo, se vi fa piacere questo tipo di video, se vi può essere utile, fatemelo sapere perché pubblicherò di nuovo tra un po', magari un altro post su Instagram o su Facebook in cui potete scrivermi le vostre domande e se non ho ancora risposto a quelle che mi avete posto poco tempo fa, voi continuate a scrivermele che se riesco volentieri rispondo anche alle vostre domande. Io spero che comunque vi abbia fatto piacere questa, tra virgolette, chiacchierata, non è proprio una chiacchierata, ma magari avete scoperto anche qualcosina in più di me. E niente, vi mando un bacione se vi fa piacere. Seguitemi anche su Instagram, Twitter e Facebook, nel box informazioni trovate tutti i link ai vari social. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!